Ciao amici, nell'attesa di andare a bere il mirto direttamente in Sardegna, ce lo prepariamo intanto a casa. Ci hanno regalato queste bacche di mirto, eccole qua, trovate le dosi in descrizione per fare questo liquore. Ora mio marito le pulisce, ci toglie bene le foglie e poi naturalmente va lavato ed asciugato per benino. Poi lo mettiamo in infusione insieme all'alcol per 45 giorni, noi l'abbiamo messo in questo recipiente, vedete? E dopo 45 giorni di questa infusione, eccolo qua, lo andiamo a togliere. Togliamo tutto insieme succo e bacche, e poi le bacche vanno leggermente spremute dal succo che è rimasto dentro. Noi lo facciamo con uno schiacciapatate, però se avete un piccolo torchietto piccolino, è molto più semplice farlo. Nel frattempo io ho messo a bollire l'acqua con lo zucchero, faccio bollire per 10 minuti. Ok. E una volta estratto il succo dalle bacche, queste le bacche rimanenti poi vanno buttate. Mettiamo l'acqua dentro un recipiente, l'acqua zuccherata, e filtriamo tutto il succo che abbiamo estratto. Questo è un setino molto molto fine, altrimenti potete mettere un panno e filtrare con il panno. Una volta pronto possiamo imbottigliare, poi lo facciamo riposare un pochino prima di berlo, almeno un mese. Più invecchia più è buono. Eccolo qua il nostro mirto, che è un ottimo digestivo, è un liquore tipico della Sardegna sin dall'antichità, era usato dagli antichi per aiutare la digestione. Bene amici, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.